sa cosa questo bisogna corso. Insegnare ai ragazzi? A fare i bastian contrari. Sa come si sconfigge, cioè si sconfigge, si mette in difficoltà l'intelligenza artificiale facendo cose imprevedibili. Mi è capitato proprio ieri, giorno di festa, domenica, di fare conversazione per quasi 3 ore, professore. È stata un'emozione, un fatto incredibile per me, anche per mie abitudini, per i miei costumi. Partiamo da qui proprio, sul fatto proprio di riuscire, di essere capaci di trovare argomenti interessanti su cui parlare per ore. Voglio dire, è complicato oggi, no? Una volta si diceva: prima di parlare pensa, e prima di pensare leggi. Certo, qua non si, qui è altro che complicato. Qui le cose si complicano, perché non legge più nessuno, e quindi parla della gente che non ha letto. Ma non ce l'ho con gli analfabeti, ce l'ho con le persone che non hanno. Leggere non vuol dire sapere, adivinare com'è la memoria. Leggere vuol dire leggere la vita, leggere, non so, cioè, anche un falegname ha la sua cultura, no? Legge le cose che fa, legge il legno che usa, gli strumenti che usa. Cioè, la lettura non è solo lettura di parole, lettura di esperienze. Quindi se vengono a mancare quelle, io non so, cioè, io vedo qua, cioè, se lei va a Venezia e ha la sventura di avere una casa dove le si è rotto un vetro, lei è fregato. Perché, professore? Perché non ci sono più i vetrai. A Venezia dove sono nati, certo, i vetrai, certo. Quindi non ho citato neanche una città, certo, a casa. Certo. Se vuoi trovare un vetraio che non sia il vetraio d'arte a Murano, il vetraio, quello che ha la bottega, che viene a casa, prende la misura e il pomeriggio te lo riporta, quella cosa lì è interdetta. Allora, è interdetta quella cosa, ma è interdetta anche quello che dice lei, il colloquio, no? Perché lei del vetraio parla, il vetraio verrà a casa sua, le offrirà il caffè, riparlate. Non lo so, cioè sono tutte occasioni che nella vita ci hanno fatto crescere, abbiamo imparato delle cose. Allora, tutto questo è diventato afono, cioè si è ridotto sempre di più. Guardi, io ho fatto una sorta di miracolo quest'anno, 2024, io ho fatto una trasmissione per la 7. Sì. Che si chiama Sei Felice, che si chiamava Sei Felice, sì. Che è stata registrata per l'appunto a Venezia, che credo sia un miracolo assoluto, perché per 3/4 d'ora, cioè un tempo televisivo infinito, io parlavo da solo su una sedia in un teatro. Certo. C'era un teatro pieno, io ero seduto su una sedia e parlavo, non è che c'era una discussione. Certo. Parlavo io, one man show, come si dice. Certo. Bene, allora, questa cosa qua è una cosa che è indigesta alla televisione medesima, perché la televisione che riflette noi, che riflette e induce un cambiamento al tempo stesso, è chiaro che io sono cresciuto con delle trasmissioni televisive dove si parlava molto, dove ascoltavi molto, con dei tempi molto più lenti che sono quelli per l'ascolto. Adesso tutto questo è impensabile, perché la pubblicità deve interrompere ogni 10 minuti quello che stai trasmettendo, perché i tempi di... Guardi, io le confesso una cosa, io sì. Ho lavorato per tanti anni per Porta a Porta. Sì. Io avevo un contratto con la RAI che prevedeva il pagamento del mio cachet di secondo la presenza, va bene? Sì. Cioè io per essere pagato dovevo essere presente nello studio, tra gli invitati, sì. Se no non venivo pagato, giusto? Sì. Una volta mi venne
lo sberleffo. Io non ho parlato per tutta la trasmissione, non ho proferito una verbo. Parola, sì. Mi hanno pagato lo stesso. Certo, hai capito. Capisce? Sì. No, questo è il paradosso, da neanche Ionesco. Sì. Cioè, per dire che la parola non è più così importante. L'importante era, secondo qualcuno, non so secondo chi, che Crepè ci fosse. Sì, sì. Poi, se non era parlante, forse era pure meglio. Certo. E così si va avanti. Tutto questo succedeva 20 anni fa. Oggi, con i social, è moltiplicato per 1 miliardo. Perché chiunque può parlare, questa la chiamano democrazia. La democrazia, non è un esercizio della parola comunque. Mi spiego? Sì, certo. Deve avere una parola argomentata. Certo. Che non vuol dire avere 3 lauree. No? Lo speaker corner di Hyde Park, mitico luogo della democrazia inglese, era fatto di persone che avevano degli argomenti, che spiegavano, seduti su una cassetta di legno che si usava al mercato, stavano sopra lì e dicevano delle cose, ma erano argomentate, a posizioni più o meno da condividere. Ma quindi quello che dice lei, guardi, è quello su cui io sto scrivendo. Guardi, caso, a volte le cose sono un po' magiche. Sì. Io sto scrivendo proprio la pagina di promozione del nuovo libro che uscirà tra un anno, perché si lavora da un anno all'altro, ed è questa la mia preoccupazione. L'anno scorso ero preoccupato della mancanza di emozioni. Sì, sì. Adesso sono andato indietro, ho fatto un salto indietro, ho pensato, ma cos'è che manca, visto che mancano manca il pensiero. Il pensiero non c'è, perché tu non puoi costruire un pensiero, a meno che non sei Ungaretti, non puoi costruire un pensiero con 2 righe. Tu non puoi interpretare il Medio Oriente con una battuta e non un talk show. Giusto? Sì, sì, io non credo. Può funzionare così. Alcuni sono convinti di sì. Alcuni sono convinti di sì. Sì, ho capito. Infatti, si vede come sta andando il mondo. Sta andando con della gente che non ha. Dov'è la creatività? Allora, se questi avessero ragione, uno mi dovrebbe dire, guardi, che c'è un nuovo Michelangelo Antonioni che ha fatto un film pazzesco. Se lei va in un... I film si contano sulle dita di una mano, e fra l'altro i registi sono persone che vengono da migliaia di chilometri da qua, perché sono loro che hanno delle storie da raccontare. I nostri fanno i docufilm. Il nostro fa un docufilm, poco più. Poi sì, certo, qualcuno si salva, Sorrentino fa un nuovo film, ci sono delle eccezioni, ma sono delle eccezioni che segnalano una regola di pochezza di idee. Ma d'altra parte ci vuole una grande presunzione a pensare che le idee vengano semplicemente perché stai seduto su una sedia. Le idee vengono dai confronti, dalle litigate, da tutto quello che le pare, dal barbiere. Ma ci deve andare dal barbiere. Mi spiego? Sì, certo. Se non c'è più nulla che sta andando via questo mondo, non ci saranno più i barbieri, perché ti compri un rasoio elettrico con l'intelligenza artificiale che ti farà la barba come perfettamente, basta attaccarlo alla guancia, ti fa tutto, ma sicuro tra un anno ci sarà questa roba qua, non c'è nessun bisogno di andare in una sartoria, non esiste più una sartoria, non esiste più un sarto, non esiste più un farmacista, ci saranno solo robot. E questo non lo dico io, no, perché qualcuno che ci ascolta dice questo è il pessimista e si mette la treccia d'aglio. No, lo dice Bill Gates. Non credete neanche a lui?
è quello che da 50 anni comanda un mondo, che è quello che abbiamo in mano, giusto? La tecnologia digitale. Se lui dice il futuro sarà intelligenza artificiale e robot, lei capisce che io non avrò nulla da scrivere, lei non avrà più una trasmissione radiofonica. Sì, la preoccupazione dovrebbe esserci, non siamo così, non vedo così tanta resistenza, no, a questo corso. Ma sa cosa questo bisogna corso? Insegnare ai ragazzi? A fare i bastian contrari. Sa come si sconfigge, cioè si sconfigge, si mette in difficoltà l'intelligenza artificiale facendo cose imprevedibili. L'intelligenza artificiale è di per sé conservativa, perché si adatta a tutto ciò che hai fatto, detto, scritto. Quindi è come il gobbo dei vecchi teatri d'opera. Si mette lì davanti e ti suggerisce la battuta. Quella è l'intelligenza artificiale. Non si inventa una nuova commedia. Semplicemente evita che l'attore sbagli la battuta. Ed è così, verrà fuori una buona commedia, ripetuta mille volte. Ma non ci sarà nulla di geniale, perché Carmelo Bene non poteva essere controllato da un gobbo. Non so se riesco a spiegare. Carmelo Bene improvvisava, diceva delle cose che gli venivano in testa, forse anche blasfeme, non lo so. Ma in ogni caso frutto di un forno che non è quello che fa le stesse rosette identiche tutti i giorni che fa Dio. Non possiamo vivere di omologazione,